La prima trasferta del girone di ritorno è il derby tra Inter e Milan. C'è un pubblico meraviglioso e soprattutto molto rumoroso. Forza Milan! Inter Milan! E benvenuti a Milano, benvenuti al derby di ritorno tra Inter e Milan. Ricomincia in questo 2023 anche il girone del nord dopo quello del sud, dopo Roma-Napoli. Oggi infatti torno in telecronaca, torno a divertirmi con un clima che è praticamente quello che abbiamo vissuto a Napoli. È caldissimo, è pieno di ragazzi intorno a noi. E poi c'è un settore ancora più caldo là in fondo, l'avete annusato prima, lo annuserete e lo assaggerete meglio. No, così si può sentire. Lo vivremo meglio durante la partita che sta per cominciare, ma ovviamente come ogni puntata della YouTuber League, come ogni partita che si rispetti, accanto a me c'è una spalla d'eccellenza. C'è Lasagna! D'eccellenza? D'eccellenza! Ormai sono... Ma ormai sono fissa qua anche in questo 2023 per vedere il ritorno del derby, che nel girone d'andata è finito 7-3 per il Milan. Brava. Grazie. È vero, eh. Vediamo se questo ritorno cambierà qualcosa o no. Sai che io sono un po' emozionato perché Milan-Inter il 29 agosto era la nostra prima volta partita insieme. No, la nostra prima volta, facevamo più numeri. Invece la partita ha rovinato tutto. Vabbè. Comunque Lasagna, allora, cominciamo a presentare questa partita. Hai detto esatto. Bene, ha vinto il Milan all'andata. L'Inter ha voglia di vincere la sua prima partita in questa YouTuber League. Vedremo. Ci riuscirà? Magari sentiamo cosa dicono i giocatori, vediamo se sono d'accordo. Allora, entriamo in clima partita e andiamoci a divertire in campo. Bravi! Tu hai capito che non ne valeva la pena di giocare questa partita, tanto che non ti sei neanche cambiato. Accetto le critiche. Vogliamo dire che sono una merda? Vogliamo dire sono una merda. Diciamolo. Sono una merda, però ci sono tantissimi altri giocatori molto anche più bravi di me in campo. Quindi vedremo un bello spettacolo. E poi c'è uno spettacolo anche qui dietro. C'è Marconi che è bravissimo. C'è Lasagna. Che è Lasagna? Lasagna, cioè, capisci? Vogliamo fare un duetto di primi? Ma sta già il cannellone. Non vogliamo fare il bis al canello! No, scherzate. Scherzate. Lo storico delle partite dell'Inter è pieno di rimonte. Sì. Ne avete subite, ne avete fatte. Questa partita che si fa? Cosa avete deciso? Guarda, è tradizione, me l'aspetto anche oggi. Infatti la nostra tattica è partire in svantaggio di 5 gol, così sappiamo che abbiamo la vittoria in tasca. Molto semplice. Solitamente chi segna il primo gol è poi anche la squadra che andrà a perdere. Quindi secondo me anche oggi andrà così. Voglio dire, Lasagna, Lasagna la segna. Qua metteranno sotto un rullo di tamburi tristissimo e nessuna risata. Hai segnato il gol, il primo gol all'andata. Oggi che si fa? Si risegna, perché bis. Quindi facciamo il bis oggi. Come la vedi la partita? Più fredda dell'altra volta, c'è un vento incredibile, fa freddissimo, la maglia termica. Però tutto sommato ci divertiremo. Giuro che qua noi stiamo gelando. Gelando, sono ma... tutto un calippo. Rar. Non ti è piaciuta la battuta? No. Peccato, è una fedue. Vabbè. Gunther, capocannoniere di quest'Inter, che sappiamo che non ha molto brillato nell'ultimo periodo, che ha fatto 5 gol in 2 partite, ma molto molto tempo fa. Hai perso l'abitudine o allora, sei ancora capace? Il gol voglio farlo perché ho saputo che nel Milan si è portato un giocatore. Stiamo parlando del portiere del Milan nuovo, promozione, sarà dura fare i gol. Secondo me faremo molti pochi gol nell'Inter, però sarà interessante provarci. Partita difficile ma interessante. Io sarò forse un po' più indietro in questo caso. Vediamo la nostra punta cosa farà. Perfetto, grazie. Secondo me possiamo giocarcela, vediamo. Sei sempre più il leader di questo Milan. Ok. Ma puntiamo a vincere questo ritorno della YouTuber League per vincere poi la finalissima o ci accontentiamo anche di meno? No, assolutamente. Nonostante abbiamo vinto anche l'andata con l'Inter, però abbiamo il dente avvelenato con la Juventus, quindi sicuramente... Non vogliamo uscire con 0 punti oggi. Ma pensate di rifare un altro derby come quello di agosto oppure di rifare come con la Juve di qualche mese fa? No, abbiamo anche Sam che è rientrato, abbiamo la squadra completa, quindi oggi sarà una bella partita da parte nostra. Tornato Samuel che ci è mancato molto, soprattutto nella partita con la Juve, che la sua assenza è pesata molto. Oggi hai intenzione di recuperare un po' di punti? Eh sì, Agnese...
nella mia assenza mi è dispiaciuto molto perché purtroppo non sono riuscito a venire. Oggi sono qua, affamato! Vai! Nello scorso derby avete perso 7-3, ma le sorti della partita sono cambiate al 3-3 quando tu ti sei infortunato. Pensi di essere molto importante nella tua squadra come difensore? Beh, credo che tutti siamo importanti nella squadra e che ognuno abbia il suo ruolo e che, come ripeto, dicevo, sì, tutti sono importanti. Ci siamo parlati, abbiamo cercato di organizzarci meglio, ci siamo anche allenati un pochino fuori, almeno io da parte mia, perché giustamente volevo arrivare bene. E siamo pronti per dare battaglia. Io non vorrei mettere il dito nella piaga, però al derby d'andata non c'eri e avete vinto. Contro la Juve c'eri e avete perso. Oggi ci sono, ma non so quanto giocherò. Quindi può essere che se giochi poco vincete. Può essere, sono un capitano, però sono un capitano alla Ibra. C'è e non c'è. Il nostro problema è che siamo molto forti a 5, ma a 7 abbiamo perso ben 5 partite su 6. Quindi dobbiamo rifarci a questo punto di vista. Prima volta che siamo al completo, perché c'è l'Italo, Pierino, io e Gunther e tutti gli altri, quindi puntiamo forte. Ah, c'è una partita? A me Fede mi ha detto c'è lasagna, sono venuto. Ah, è per quello. Ah, ogni volta che esce una lasagna tu compari. Sei unica, non una lasagna. La lasagna, quella più buona. Che ne sai te? Stato dentro con lasagna come sempre. Parliamo di calcio anche. Penso se non avessi detto con. Tu hai visto Roma-Napoli, che è la gara che ha aperto il 2023. Crispo ha risposto subito al tuo dominio dal punto di vista di gol in finale. Lui è a 12, io 8. La prossima partita ne devo far 5. È difficile star lì dietro però. Anche perché la prossima partita la giocherai contro chi perde stasera. Arriva anche lasagna e siamo tutti e tre qui. È una cosa. E sai che è la legge di Blur forse? No! Va bene. Ok, doveva essere un'intervista seria. No, per dire che cosa? Che stasera chi perde affronta voi. Vedi qualcuno al vostro livello? No, sicuramente sono forti sia il Milan che l'Inter. Io guardo la mia Juventus. Prima di tutto devo caricare i miei compagni e poi massacrare gli avversari. In tutto questo ci dovrebbe essere Alice da qualche parte. Ah sì, ma Lisa? Ma restano, non lo posso dire. In porta Simone Pechini, è un ritorno di qualità, d'esperienza, Lollo, una certezza difensiva, un muro, Steve, all'andata ha sbloccato la partita, il suo gol ha portato benissimo, Vale Bise, il leader difensivo, forse anche generale di questa squadra, lo zoccolo duro. Lo abbiamo scoperto contro la Juve, è stata una gran bella rivelazione. Oggi torna in campo Simone Berlini. Lui non c'era contro la Juve, ha fatto il fenomeno all'andata. È un fenomeno, è un mostro, è Off Samuel. Il vice capitano di questa squadra, un leader, Harry Lazza. E adesso è il momento del capitano, l'esperienza, la classe, il savoir-faire, la sensualità di Daniele Brogna. In porta Fantabet, Davide Reca, il meno sobrio della squadra in qualsiasi senso possibile, lui già sa, Luca Nerazzurro. Un'anima silenziosa, uno che fa sempre il suo, uno che stasera sogna di risolverla, Dav. È un campione del mondo, si è fatto male all'andata, la sua assenza si è sentita, Italo. Un'anima difensiva a centrocampo, un po' un tuttologo in casa Inter, Stefano Raimondi. Il capocannoniere del girone d'andata, vediamo come riparte oggi, Gunther dei Footwork. Perché stranamente non è stato lui il capocannoniere del girone d'andata, ma stasera voglia di ripartire e far male, dare spettacolo come sa fare lui, Pierino dei Pirlas Boo. E adesso è il momento del capitano, l'uomo che ha segnato in finale della YouTuber Summer Cup, l'uomo che ha segnato all'andata, l'uomo che timbra sempre il cartellino, Gnabry!
d'accordo, due tempi da 30 minuti, in caso di parità si va ai calci di rigore. Non c'è VAR, lo ufficializziamo dopo le polemiche post Roma-Napoli. È cominciato il derby con il primo possesso nerazzurro. Pallone in fallo laterale, con le mani è pronto Pierino. Vicino c'è Gnabry, rimessa lunga a cercare il secondo palo, dove sta arrivando Recao Gunter. La risposta di Pechini, il primo squillo dell'Inter. Porta a spasso il pallone, il 37 in maglia Skriniar, poi inserimento di Gunter che vince il duello corpo a corpo con Lazza. Serve Gnabry sul destro, poi Pierino lo finta, va sul mancino, non calcia, lascia lì il pallone a Gnabry che non se l'aspettava più. Ma possesso che rimane all'Inter con Italo, che ha ricominciato, Fantabet, per il momento il tema è chiaro. Raimondi, tanto campo, Italo torna in difesa, Raimondi allora accompagna assieme a Gnabry centralmente, break di Gnabry, Pechini, e poi Lazza che allontana. Va corto Samuel, zoccolo duro, deviazione, e pallone che non entra, si salva l'Inter che vuole anche ripartire con Gnabry. Va veloce in ripartenza Gnabry, li salta tutti come all'andata, poi Gunter che controlla male e non riesce a fare 1-0. Pierino, 1 contro 1 con Steve, tocco di ritorno, Gnabry, zona sinistro, è bravo con entrambi i piedi, sceglie il destro, alto. Occhio al pallone a metà strada con Samuel che riesce comunque ad andare via con la finta di corpo a Gunter. Poi Reca, ottima copertura di partenza possibile per l'Inter con il 37 che la porta, sfida e salta Bise fino in fondo al cross, facile per Pechini, ripartenza veloce del Milan con Gunter che se la prende con Reca, è ripartito Samuel, limite Samuel, non riesce a calciare ma non è finita, insiste, off Samuel che apre per il tentativo di Steve. Occhio che Samuel mi sa che ha preso un colpo, non sta tanto bene. Poi Pierino cerca il tocco verticale, arriva Luca Nerazzurro che vince un duello con Lollo, poi Gnabry prova ad affondare Zoccolo e quindi Lollo per il contropiede, toccato su Lazza, movimento di Berlini, Lazza alla porta, palla quasi buona per Berlini, supera il portiere e poi si salva l'Inter. Lazza, non è finita, anzi sì, perché ha chiuso Gunter. Lollo su Lazza, cerca il cross, zona Berlini, ha messo fuori di testa Dav, raccoglie in qualche modo Steve, palleggio, zona tiro, apertura, Lazza, Fantabet, prima grande azione del Milan, Italo. Sbaglia il tocco, occhio adesso può essere sbilanciata l'Inter, no perché Lazza sbaglia, Italo si fa perdonare e prova a calciare in porta, Pechini, Italo. Lancio in zona Gnabry, controllo, cross, zona Lollo che mette giù, poi ricomincia e Lazza allontana. Controllo splendido di Samuel che poi va via con la finta, cambia passo fino in fondo, apre Berlini, stop, destro! Sul fondo! C'è Berlini largo, Steve preferisce Lazza, verticale Samuel, piede perno praticamente di Samuel che aveva saltato l'uomo. Non c'è nulla secondo arbitrino, riparte l'Inter veloce con Gnabry, dribbling su Zoccolo. Gnabry cerca di affondare, tocco dietro su Gunter, sterza Italo, smorza il mancino, non c'è VAR, lo abbiamo detto all'inizio, lui che Mirko viene qua a protesta, non c'è nulla, però grande occasione per il Milan, poi in contropiede per l'Inter, contatto molto dubbio, cerca il dribbling, cambio passo, Berlini largo, dentro però non c'è nessuno, dopo l'uscita di Brogna. Cercato e trovato Lazza, stop, tocco per Berlini che si defila, non riesce a calciare, poi insiste, forse ricomincia, rimpallo doppio Berlini fino in fondo e alla fine Fantabet, alla fine Fantabet che cerca il dialogo con Gunter, si gira bene, Gunter gliela tolta sul più bello Lazza, arriva Gnabry che alimenta. Il ritorno per Gunter che prova a piazzare, dopo la deviazione allontana Lollo, contatto, dubbio anche qui, Lazza Gnabry per terra, lascia correre l'arbitrino ma il Milan non riparte, scivola Dav che la tiene, destro di Gunter, sempre Gunter, ovviamente Gunter, 1-0 per l'Inter, segna il bomber. Sesto gol in 3 partite per Gunter dei Footwork. Doppietta all'andata contro il Milan, tripletta contro la Juventus. Riapre così il 2023. Due in tandem. Arbitrino dice che per il primo tempo va bene così. Tutti a riposo, 1-0 per l'Inter. Decide tanto per cambiare il sesto gol in 3 partite di Gunter.
E per il momento sono avanti i nerazzurri. Era rigore, non era rigore, cosa è successo? Allora, diciamo, io ero molto vicino, sono sicuro della decisione che ho preso, ho fatto anche ampi cenni con le braccia perché secondo me non era calcio di rigore. Samuel è un giocatore di esperienza e anche corretto, comunque non ha protestato. Sappiamo che le proteste non sono un parametro per dire se era fallo o meno, ma mi sento sicuro della mia decisione. Ma per me era rigore netto, perché il giocatore non prende la palla, ma mi fa praticamente uno scavetto sulle gambe, quindi secondo me era rigore netto. Poi non lo so come ha visto l'arbitro, però ci sta, questo è il gioco del calcio, gli arbitri vedono così e non bisogna protestare. E invece cosa ne pensi, che in questa partita non si utilizzerà il VAR, la VAR? Da un lato bene, perché comunque sono motivato maggiormente a correre di più e ad essere più vicino senza poter contare, diciamo, sull'aiuto esterno, e anche perché comunque è da definire bene un parametro. Abbiamo visto Roma-Napoli che è stato utilizzato da una parte e dall'altra un po' così, e magari in futuro ci saranno aggiornamenti per la competizione, però bene così. Sì, ma cos'è successo? Abbiamo visto che hai provato il tiro più volte, no. Ma niente, ci sono tanti niente ma, gol. Cioè, niente scuse, sono entrato malissimo, il fiato non mi si è ancora spezzato. Si spezzerà? Speriamo, perché sennò si mette male. E dai, ora rientra il capitano, io mi metto esterno e così ho un po' più spazio per correre. Per me va bene anche l'1-0 finale. Però ovviamente se riesco a segnare il secondo tempo sono contento, ma l'importante è giocare bene con la squadra, stiamo giocando molto bene, ci stiamo divertendo in campo. Ma prima di tornare in campo per goderci il secondo tempo di questa splendida partita, non so se avete notato che Arbitrino qui sul petto ha una bodycam. Per vedere tutto quello che sta vedendo lui, come sta vivendo la partita, i momenti chiave, le proteste dei giocatori e tutto il resto, scaricate Numero 10, perché sull'app, che poi è lo sponsor ufficiale della YouTuber League, è vero, trovate le statistiche sulla vostra squadra del cuore, sul mondo del calcio in generale, trovate tanti contenuti esclusivi sempre a sfondo calcistico, ma soprattutto trovate anche le emozioni di questa partita tra Inter e Milan, la visione di Arbitrino e tanti contenuti esclusivi sulla YouTuber League. Link in descrizione e adesso in campo col secondo tempo. Fischia Arbitrino, si comincia con il secondo tempo del derby e si riparte dall'1-0 Inter, si riparte dal gol di Gunther. Questi derby non finiscono mai, ma in generale le partite della YouTuber League ci hanno insegnato che può succedere di tutto in qualsiasi momento. Gnabry. Tocco orizzontale, Pierino si autolancia e manda al VAR Berlini. Pierino! La risposta di Pechini! Poi Pierino insiste, prova a rimetterla dentro verso Stefano Raimondi, ha chiuso Samuel, palla in zona Berrini con il petto in zona Brugnan. No, perché c'è Gunther in anticipo, è partita in quinta la ripresa. Gunther! Lo indica con le dita il risultato, 2-0, due volte Gunther, 7 gol in 3 partite e l'Inter vola col suo bomber. E adesso Gunther è a meno 1 da Luca Campolungo. Ha fatto 7 gol. 7 gol in 3 partite. È vero che te le partite che giocate, dovresti giocare una senza finale, quindi sei un mostro. Però va bene, l'ho detto con grande chiarezza. La finale bonus Campolungo, anche perché Gnabry se la riprende. E calcia in porta, 3-0! 3-0! Incredibile! Il Milan si è fatto sorprendere dopo il secondo gol. Ma Pierino che la maglia del Milan. Pierino che sfodera la maglia del Milan. Io pensavo fosse uno del Milan che era arrabbiato, che ha buttato sulla maglia. Arbitrino ha guardato Pierino come dire: io manco t'ammonisco, che tristezza. Alza palla su Raimondi che a campo e può andare, cerca il cross, secondo palo. È andato Gnabry di testa, se lo dimostra ancora. Giocolo duro su Samuel, Berlini va, Samuel va invece in porta e non la trova. Egoista qui off Samuel, che però ha provato, prova ad andare, lo rincorre Gnabry che lo chiude, Lazza lo rincorre, Gnabry è ripartito, fallo sul capitano, punizione per l'Inter. C'è a terra Valebise, a quanto pare ha avuto la peggio perché poi gli ha preso un colpo. Applausi sportivi di tutto il pubblico. Intanto punizione per l'Inter con Pechini che salva il poker. Pierino la rimette! 4-0! Stefano Raimondi per il primo gol a livello personale, per il quarto dell'Inter. È un dominio. 4-0!
Intanto Vale che era compreso il dentista. Non so se ti bloccano il video, se... No, non avrei dubbio, non rischiamo. Però, cioè, 4-0 come in panchina sanguinante. Ecco, però possiamo dire che il Milan ha dato tutto, dal punto di vista proprio, no? Volevamo confermare quanto visto nel campionato di Serie A. Poggiala! C'è vicino Zoccolo, arriva il tocco. Zoccolo la porta a spasso, sinistro, deviato, Brogna. Forse fallo di mano, da qui è stato evidente, calcio di rigore! Calcio di rigore per il Milan! Io a ogni fischio di arbitrino mi emoziono, perché è più unico che raro. Zoccolo duro contro Fantabet. Ha fischiato arbitrino. Zoccolo duro! Il Milan prova a riaprire il discorso. Berlini fomenta l'ambiente e Pierino esulta con il Milan, per poi rimettersi la maglia dell'Inter e chiedendo scusa anche un po' a tutti. 4-1, l'orgoglio rossonero. Quello battuto sul secondo palo, stavolta maglia rossonera che aggancio ha fatto Berlini. Illegale l'aggancio di Berlini. Tunnel di Berlini che è andato destro. Meritava. Poi ha già battuto su Samuel Fantabet. È così, mi sento male. Contropiede pazzesco del Milan, che adesso comincia a fare il Milan. È andato via Samuel sulla linea del fondo e poi altro tocco in calcio d'angolo. C'è una partita. Finessa lunga di Reca. Non arriva Berlini. Stefano Raimondi. Addirittura doppietta. Altra dormita difensiva del Milan. Ringrazia di nuovo Stefano Inter, che stavolta lo fa anche bellissimo. 5-1 per l'Inter. Pokerissimo dei nerazzurri. Samuel va in porta, Italo. E poi Pierino che allontana. Sempre Samuel che mette giù, ma è arrivato Luca Nerazzurro, sono in due, c'è anche Gnabry. Gnabry, Pechini. A salvare dal 6-1 il Milan. Samuel, suola. Scava anziché calciare, palla geniale per Lazza, controllo. E destro! Fantabet la tiene lì. Gunter la porta a spasso. Altro duello con Berlini, palla che resta in zona buona per Gunter. Poi Berlini è tornato, duello maschio e irregolare. Secondo arbitrino, Berlini è furioso e Berlini prende il giallo. Poi corto su Zoccolo duro, controllo, riesce nel dribbling, doppio. Zoccolo duro! Pierino. Sul sinistro, ruleta di Pierino e poi lo sposta Zoccolo, ma la perde Pechini e Pierino segna! Pierino anche oggi! 6-1 per l'Inter! Zoccolo duro, rischia, perde il pallone, 1-0 per Pierino! 7-1 Inter! 7-1 Inter, il Milan ha smesso di giocare e Pierino esulta così, contenuto sì, sportività meno. Occhio che si addormenta Italo e quindi Samuel per il 7-2. Aspetta, il momento per creare, poi apre su Italo, dribbling, mette seduto Pechini e calcia in porta, divorandosi. L'8-2, fischia tre volte, arbitrino, l'Inter stravince il derby per 7-2 dopo aver perso per 7-3 quello d'andata. Insomma, la rivincita nel vero senso della parola c'è stata e l'Inter si candida per un posto nella finale di ritorno. Zoccolo duro, ti vedo arrabbiatissimo. Arrabbiatissimo, sono cosa succede? Sono molto arrabbiato. Allora, innanzitutto facciamo i complimenti a loro, all'Inter, che hanno fatto una grande partita e hanno vinto e non si discute. Detto questo, se mi metti l'obbligo dei cambi e mi dai tre persone che magari fanno più fatica di altri, l'altra squadra deve avere tre persone che fanno più fatica di altri, perché se no non possiamo giocare 5-7, perché si fa fatica, perché poi perdi 7-1 le partite, 7-2 quello che è finito. Un conto è che la partita è equilibrata, puoi vincere, puoi perdere, ma se perdi 7-2 evidentemente c'è qualcosa che non quadra in come sono state costruite le squadre. Ma scusa, e perché allora nessuno ha questionato nello scorso derby quando voi avete vinto 7-3?
nello scorso derby le squadre erano sbilanciate al contrario, eravamo più forti noi, e infatti era stato detto anche quello e loro giustamente l'avevano detto, infatti. Ok, quindi adesso si è un po' riequilibrata la cosa. Sì, magari se facciamo equilibrata l'andata e equilibrata il ritorno è meglio per entrambi. Chi vince festeggia, chi perde impara. La tutta la settimana che dicevano squilibrate, sono presi il portiere e tutto, secondo me era molto equilibrate, solo che noi l'abbiamo gestita meglio, quindi vittoria strameritata. E adesso si punta alla finale? Adesso ci sarà la Juve, che è la squadra che è già in finale, però dobbiamo affrontarla, quindi puntiamo tutto su di lì, manca più di un mese e ci prepareremo al meglio. Allora Stefano, come ti sei visto in questa partita? Doppietta, sarei molto soddisfatto di aver portato in parte anche l'Inter alla vittoria. Assolutamente sì, vittoria importantissima, che poi andiamo a giocare contro la Juve, bellissimi due gol, cioè bellissimi, vabbè, però importantissimi per la squadra, era quello che serviva. Bisognava vincere. Bravo, buona fortuna allora per le prossime partite. Grazie, speriamo.